Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata del programma parleremo di tutela del marchio e degli strumenti a disposizione delle imprese sotto il profilo legislativo. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento che saluto, iniziando dall'avvocato Erika Chiaramonte, partner dello studio legale Lombardo. Ben arrivata. Buonasera Salve, buonasera a tutti. a lei. E saluto anche l'avvocato Sara Citterio, General Counsel di Trussardi. Ben arrivata anche a lei. Grazie. Grazie, ben arrivata, grazie. Dunque, inizierei dall'avvocato Chiaramonte. Quali marchi possono avere un valore economico e come è possibile calcolarlo? Affinché un marchio possa rappresentare un valore economico per l'azienda, questa deve poterlo utilizzare in modo esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi rispetto a quelli di un'azienda concorrente. Quindi è evidente che rappresentano un valore economico per l'azienda i marchi registrati, dal momento che la registrazione che conferisce certezza sui diritti di proprietà intellettuale, attribuendo al titolare quindi del marchio il cosiddetto diritto di privativa. È evidente quindi che per poter avere un valore economico il marchio deve godere di quelle caratteristiche richieste dal codice della proprietà intellettuale per essere considerato tale ed essere validamente registrato. E molto sinteticamente sarebbero l'originalità, la novità, la liceità, la non ingannevolezza, nonché il carattere della novità e la capacità distintiva. Proprio volendo collegare questo argomento alla realtà che stiamo vivendo, basti pensare che sono svariate le richieste di registrazione di marchi che recano la dicitura coronavirus o Covid-19, anche per contraddistinguere prodotti o servizi che non hanno a che fare con il settore medico. Proprio questo dimostra come sia fondamentale la costruzione di un marchio, perché basti pensare che il termine coronavirus in realtà è il nome scientifico per identificare il virus e sostanzialmente viene poi utilizzato per identificare la malattia, quindi non ha quel carattere di originalità o di novità che dovrebbe avere, peraltro è diventato di uso comune e al tempo stesso non ha anche una capacità distintiva. Ad esempio, altro termine che è stato spesso proposto in questo periodo ai fini della registrazione è COVID-free, evocando quindi una qualità sicuramente generica del prodotto e quindi anche in questo caso manca la capacità distintiva. Quindi proprio a questo periodo rappresenta la prova di come sia fondamentale costruire un marchio e tutelarlo affinché poi questo abbia un valore economico. Accanto ai marchi registrati vi sono poi i cosiddetti marchi di fatto, ovvero quei marchi che pur non registrati sono stati comunque utilizzati nel tempo e la legislazione li tutela e consente quindi di proseguirne nell'utilizzo laddove vi sia un uso preesistente e il marchio, quantomeno rispetto al target di clientela di un certo territorio, abbia oramai raggiunto notorietà per quella impresa che lo utilizza. Il valore quindi economico vi è sicuramente per i marchi, più per quelli registrati. E questo si evince dal fatto che il marchio viene inserito proprio all'interno del bilancio, proprio tra le immobilizzazioni immateriali nell'attivo, quindi dello stato passivo, ed è persino oggetto di valutazione economica in via autonoma nel caso in cui un'azienda subisca un fallimento. È fondamentale quindi comprenderne il valore se si deve ad esempio cedere un marchio o conferirlo in azienda, ma di fatto non vi è un metodo corretto o un metodo. Però ciò che è certo è che vi sono sicuramente i metodi maggiormente utilizzati e validi per poterne valutare quindi appunto il valore, che sono quello della redditività del marchio, quello del costo storico del marchio stesso, quello delle royalty, che sarebbero appunto i corrispettivi che un terzo sarebbe disposto a pagare per poter ottenere lo sfruttamento del marchio stesso, oppure il metodo del mercato che tiene conto delle transazioni che hanno avuto ad oggetto marchi comunque simili. Se quindi, perdonate il gioco di parole, non è certo quale sia il metodo più adatto per valutare il valore del marchio, ciò che è certo è che su questo valore incide in maniera pregnante la notorietà che il marchio, unitamente quindi al brand di un'azienda, sia stato raggiunto sul mercato. La ringrazio.
Io passerei invece la parola, proprio sempre su questo tema, all'avvocato Citterio, alla quale, visto che rappresenta una grande realtà imprenditoriale, quale appunto nel mondo dell'usso come Trussardi, qual è il valore intrinseco allora del vostro marchio? Proprio come diceva poco fa l'avvocato Chiaramonte, ovviamente per determinare qual è il valore intrinseco di un marchio dobbiamo dividere un po' il marchio, farlo un po' a pezzettini ed analizzarne tutte le sue componenti, perché di solito quando parliamo di marchio, inteso in senso tout court, parliamo probabilmente tutti o comunque tutti abbiamo in mente la prima funzione del marchio, che è quella di distinguere un prodotto da altri prodotti. Ed in questo senso ovviamente il nostro marchio, sia nella componente diciamo verbale che è Trussardi, ma sia anche nella componente figurativa che è la famosissima testa del levriero che è stata comunque introdotta da Nicola Trussardi già negli anni 70, devo dire uno dei pionieri in questo senso nell'ambito della moda italiana, è stato molto probabilmente il primo che ha scelto consapevolmente, peraltro, di rappresentare i valori del nostro brand, della nostra maison, con il disegno di questo levriero che doveva appunto simbolizzare in una certa maniera l'eleganza, anche la velocità, il fatto di stare, no, al passo con i tempi. E proprio questa identificazione è servita negli anni a costruire non solo quello che è il valore del marchio in sé, e quindi comunque il valore che ha questo segno nel distinguere i prodotti che provengono dalla nostra maison rispetto a quella di altri, ma ha anche apportato tutta una serie di altri valori ed è questo anche il secondo valore del marchio, cioè non soltanto quello di contraddistinguere prodotti provenienti da realtà produttive diverse, ma anche quello di attribuire ad un determinato prodotto, a una serie di prodotti, tutta una serie di altri valori. Io preferisco distinguere in questo senso la parola marchio per riferirmi proprio a quella che è la parte più amministrativa di registrazione, di protezione del marchio, quindi attribuzione delle privative sui diversi mercati internazionali rispetto a quella componente di valore o simbolica, se vogliamo anche chiamarla così, del marchio, cioè quella di ricollegare ad un particolare segno tutta quella che è una serie di valori, di immagini, anche di portati di diverso tipo, ad esempio la qualità del prodotto, la garanzia che un determinato prodotto venga da una determinata azienda fa sì che abbia in sé anche una serie di qualità che portano però anche delle aspettative dei consumatori nei confronti del marchio. E poi un altro valore che secondo me è fondamentale è proprio la valenza suggestiva, cioè questo marchio rappresenta non soltanto il mio prodotto, non soltanto la mia qualità o la qualità che io voglio portare sul mercato e per cui io voglio essere riconosciuto, ma anche una serie di valori. Noi come brand Trussardi siamo nati anche, e lo diciamo molto spesso anche nei nostri statement, come un brand di lifestyle, cioè abbiamo voluto identificare, partendo da quella che era la collezione dei guanti degli anni 50 fino ad arrivare alle collezioni che ci sono adesso e alle attività che comunque sono sempre contraddistinte dal nostro marchio, ma che spaziano ad esempio dal food, dove abbiamo avuto moltissime soddisfazioni, dare anche a tutti i consumatori quella che è la visione di Trussardi del lifestyle, cioè di un'ottica a 360 gradi della vita secondo i valori del nostro marchio. Quindi il valore del marchio Trussardi, diciamo, abbraccia tutte queste possibili valutazioni di quello che può essere un marchio. La ringrazio, poi naturalmente ritornerò a breve da lei proprio anche per capire un po' come promuovete, ma lo farò tra un po', come promuovete e quindi accrescere anche il valore del marchio Trussardi, ma ci arriviamo a breve. Io vorrei ritornare invece all'avvocato Chiaramonte in quanto si parla di valore commerciale del marchio e che cos'è e come è possibile accrescerlo. Come abbiamo già detto, quindi il marchio rappresenta di per sé un valore molto importante per l'azienda. È proprio questo il motivo per cui moltissime imprese investono sia nella fase di costruzione del marchio sia nella sua tutela. E questo peraltro anche in questo particolare periodo storico si può essere rivelato vincente. Questo perché la crisi da coronavirus ha sicuramente
comportato una crisi per quasi tutti i settori, ma in particolare quello del lusso, che è secondo soltanto al settore ricettivo e di quello del turismo per conseguenze causate quindi proprio dalla pandemia. Questo ha inciso in modo ovvio sul valore economico del marchio, che comunque si è molto spesso ridotto, però al tempo stesso proprio ciò che sta accadendo, ad esempio, ci sono degli analisti che hanno dichiarato che dopo il lockdown già alcune imprese del lusso sono già riuscite a sfruttare il mercato digitale e il mercato asiatico, riapertura proprio del mercato, quindi in particolare cinese, per poter nuovamente utilizzare quindi la notorietà dei loro marchi, sfruttandoli quindi al meglio e proseguendo quindi in realtà nel riconoscere agli stessi un valore economico. Quindi sostanzialmente è fondamentale prendere in considerazione come, poiché vi è un valore economico, anche se questo si è ridotto, per tutte quelle aziende che lo hanno saputo sino ad oggi valorizzare e che lo sanno tutelare, nel momento in cui supereremo questa crisi, ovviamente ritornerà in maniera preponderante questo valore economico del marchio, che come mi ha anticipato quindi appunto la collega, sicuramente si distingue dai valori che il fruitore finale di un prodotto o di un servizio percepisce sul mercato, perché quelli in realtà gli rappresenta il brand nella sua totalità, con quindi tutti quei valori di cui un'azienda si fa portatrice, e alcuni di questi, i più fondamentali come il Made in Italy, quindi il lusso, la classe, il coniugare la storia e l'innovazione, come per marchi anche di quello con cui stiamo discutendo, quindi appunto con la collega, potranno anche essere utilizzati proprio per riprendere successivamente a questa crisi. Però questo dimostra anche come sia fondamentale investire su un marchio che sia distintivo e ben quindi appunto costruito, perché di fatto l'utente si rivolge, cioè il consumatore acquista un prodotto perché ovviamente si immedesima in quei valori, a volte è disposto a pagare anche di più soltanto perché si ritiene che quel brand possa valere, sia portatore di valori preferibili rispetto a un altro, però al tempo stesso spesso finisce per riconoscere e per identificare quei valori con il marchio, che spesso al suo occhio è quello che caratterizza poi alla fine l'azienda, quella capacità attrattiva. Ed è proprio questo poi il motivo per cui finisce per essere anche il marchio poi portatore di quei valori, di quegli obiettivi che quel brand vuole manifestare sul mercato. È proprio questo il motivo per cui è fondamentale investire sul marchio, e questo può comportare un ritorno da un punto di vista economico, perché il marchio non soltanto può essere una fonte di reddito, ma perdonatemi il termine, volgarmente può essere monetizzato. Può essere monetizzato grazie alla circolazione nel mercato e attraverso accordi commerciali con terzi. Cioè, in buona sostanza, si può trasferire il marchio senza peraltro trasferire l'azienda e dietro un corrispettivo di un pagamento in denaro, oppure si possono anche concedere delle licenze, quindi d'uso, dietro corrispettivo di royalty. La ringrazio, ringrazio per il suo interessantissimo intervento. Io per chiudere questa prima parte, velocemente un'ultima domanda all'avvocato Citterio, come già avevo anticipato prima, ecco in che modo promuovete e accrescete il valore del marchio Trussardi, cosa fate in casa Trussardi sotto questo profilo? Ma dal punto di vista, diciamo, tecnico, come avevo anticipato prima, ovviamente poniamo moltissima cura nella registrazione dei marchi, nella scelta e nella selezione di quelle che sono anche le classi di prodotto in cui noi andiamo a registrare, i segni che intendiamo utilizzare. Prendiamo anche cura del fatto che questi vengano mantenuti ed è un'attività sicuramente molto dispendiosa in termini di tempo, ma assolutamente necessaria ed indispensabile per garantire quella che è, diciamo, la funzione economica primaria, cioè il primo valore
che ha il marchio, cioè la sua possibilità di poter essere comunque utilizzato e sfruttato in tutti i posti in cui viene registrato. Quindi questa è fondamentalmente la prima attività che facciamo e che facciamo anche lato nostro dal punto di vista legale. Poi ovviamente l'accrescimento del marchio è anche un accrescimento che, come dicevamo prima e come diceva anche giustamente l'avvocato Chiaramonte, prescinde un po' soltanto da questa attività amministrativa, ma coinvolge anche tutto lo sviluppo del prodotto. Quindi un'attenzione sicuramente alla qualità, un'attenzione al tipo di comunicazione che viene data anche nel marchio. Quindi noi poniamo moltissima attenzione alla selezione degli eventi anche che vengono fatti, che vengono organizzati, a come il marchio viene comunicato verso il pubblico. Lo stile stesso e le linee guida di sviluppo delle collezioni sono fondamentali per mantenere una consistenza anche dei valori del brand, che deve essere espressa anche da questo punto di vista, ma poi risiede anche nelle piccole cose, comunque quelle che però sono più vicine al cliente, quindi anche come vengono allestiti ad esempio i negozi, come vengono accolti i clienti all'interno dei negozi, e poi anche tutta diciamo il range dei prodotti che vengono offerti, che devono avere tutti il medesimo tipo di qualità, devono essere comunque tutti allineati a quelli che sono i valori del marchio. È sicuramente un'attività particolarmente complessa, soprattutto gestire anche prodotti che provengono da diversi tipi di merceologie, perché noi ovviamente affianchiamo a quelle che sono le nostre collezioni di abbigliamento e di pelletteria, che diciamo sono il nostro core business, anche tutta una serie di altri prodotti che ovviamente sviluppiamo in collaborazione con i nostri licenziatari, che appunto, lo diceva prima l'avvocato Chiaramonte, sono quelli che ritengono il nostro marchio di valore, quindi ritengono di poter esprimere i nostri brand all'interno dei loro prodotti e declinarli, e quindi cerchiamo anche di fare in modo che tutto questo range di prodotti possa esprimere lo stesso valore che esprime quello che è prodotto da casa madre. La ringrazio, molto interessante, insomma una cura diciamo ecco del marchio a 360 gradi con particolare attenzione a tutto, anche al minimo dettaglio. Questo è molto molto interessante. Io ovviamente non posso che ringraziarvi entrambe per il vostro interessante intervento quest'oggi in questa prima parte di Doppio Binario. Saluto quindi l'avvocato Chiaramonte e l'avvocato Citterio. Grazie, invitandovi a voi. Ovviamente di restare comunque in collegamento, perché noi pochi minuti di pubblicità, poi rientreremo qui in studio sempre con i nostri ospiti per la seconda parte di Doppio Binario. A tra poco.